Allora, Cristiana Capotondi in un ruolo un po' inconsueto per te. Innanzitutto, quanto è stato difficile calarti nel ruolo di una disabile? Ma sai, questa è una malattia, la distrofia muscolare, che ti priva dell'uso delle gambe, quindi ho convissuto per 2 mesi con la carrozzella. È complicato pensare di non essere indipendenti, di dover dipendere da qualcuno. E poi invece la parte della personalità di questa ragazza, appunto un Cyrano de Bergerac, quindi una donna che si innamora dell'amore scrivendo delle lettere per una terza persona che è la sua amica. E quindi c'è una parte molto romantica, c'è una parte molto divertente, però poi il film ha anche dei momenti di riflessione. Secondo me è una sorpresa per lo spettatore, perché crede magari di vedere una commedia, però poi si rende conto che è un film a più livelli di lettura. Ecco, in questo scambio epistolare così fuori dal tempo, è un po', fa un po' strano, no? All'epoca di Facebook o comunque dei social network, vedere che ancora ci si scambia delle lettere. Quando vedrai il film ti renderai conto del perché è l'unico modo possibile. Però hai ragione a parlare di questi social network, perché oggi hanno rimpiazzato in qualche modo la lettera, e quindi questo film è attuale perché lo stesso modo che si usava nelle lettere oggi si usa con i social network. Cioè non ci si incontra, non ci si vede, ci si scrivono cose d'amore, ci si scrivono messaggi pieni di slancio, di entusiasmo, di passionalità, e ci si incontra meno. Con le lettere un tempo succedeva, perché magari si era distanti, perché le distanze erano difficilmente raggiungibili. Tu cosa ne pensi? Li usi? No, io no. Cioè non hai Facebook? Io sono una tradizionalista, se devo prendo il treno, prendo l'aereo e dico a voce.